Allora, questa porta che vedete, che poi è considerata il simbolo di Arpino, io dico che è il simbolo di Arpino pure per il nome infelice che gli hanno dato tempo fa, non so quando. Arcas è Staguto, che non c'entra niente, perché in effetti questo non è un arco, è un pseudo-arco. L'arco è Staguto, è quell'architettura che avete visto benissimo a casa mia. Lì potete leggere un qualcosa di VI secolo, però io prima che l'archeologo Benancier passasse a miglior vita avevo avuto modo di parlare proprio di questo arco e avevo visto che anche lui aveva dei forti dubbi sulla datazione, perché questa sicuramente è un tipo di architettura che va forse 2000 anni prima di Cristo. Sicuramente. E queste mura ciclopiche che vedete per il resto sono misteriose, perché aspetta, ragazzi, voi sentite degli auricolari? Sì. Ok, va bene. Allora dovete pensare che hanno una lunghezza di circa 3 km, circondano praticamente tutto il paese. E la loro funzione non è ben chiara, cioè non si capisce, qua ci doveva essere una città enorme per avere una cinta muraria di 3 km. In effetti è una cosa misteriosa, stiamo parlando della storia dove possiamo soltanto immaginare le cose perché non le conosciamo. Comunque ecco, guardate il tipo di architettura. E credo che sia unica. Sia unica e molto chiara. Poi che ti parla di Civitavecchia, poi chiaramente quest'arco era l'entrata di una fortezza di non sappiamo quanto. Aveva una funzione di difesa. E vi faccio vedere, vedete che le mura fino a un certo punto sono lisce, da un certo punto in poi invece vediamo che le pietre non sono lisce nella parte di dentro, perché qui prima c'era un terrapieno, era pieno di terra, questo dopo la porta c'era una specie di serpentina ed era fatto in questo modo, perché entrando portavano lo scudo di qua, la spada di qua, quindi dovevano avere un lato scoperto, qua c'era una struttura più alta e dall'alto potevano lanciare le pietre, frecce, eccetera, eccetera. Adesso non si vede più il percorso, perché questo è stato quando pochi anni fa, però prima si capiva bene qual era il percorso dopo la morte. Come andate? Perché qui facevamo parte del citato Longobardo di Benevento dal 702 al 1130, epoca Longobarda, quindi sì, hanno riutilizzato le vecchie mura. No, ma falli mandare da quella parte, cioè, là c'è il centro. Andiamo di qua e poi facciamo tutto. Proseguiamo. Per la strada, però abbiamo risolto tutto perché non ce la facevano a girare. Vabbè, devo staccare perché sto parlando attraverso gli auricolari. Scusami, adesso ci andiamo dopo. Remo, dicevi qua? Allora, vabbè, questo era un incastellamento di epoca medievale, stava collegato, adesso non si vede. Vedete quel collo lì sopra dove si intravede una stella? Osservate, ragazzi, lì c'era un altro incastellamento. Da qua segnalavano lì. Da lì sopra a quell'altro, che è la torre di Montenegro, ci sono delle famiglie, però sono basse, da qua non si vedeva. Si vedeva Rocca d'Arcia. La Rocca era un sistema di segnalazione, cioè da torre a torre, facendo degli altri. Che arrivava fino, ma pure su Dante. Queste erano torri di segnalazione, ragazzi, ragazzi, sì. E ragazze. Sì, questo era un incastellamento, ci stavano tipo 10 poi secondo, poi Gennaro, secondo me. Aspetta.
Secondo me Gennaro conviene che lui adesso spiega un attimo qual è il borgo, lo spiega un attimo e poi sì, tornando i ragazzi lo guardano e ce ne andiamo. Spiega un attimo il borgo com'è qua. Adesso poi si fanno un giro per vedere se va. Vai Raimondo, il borgo. Questa è la parte più antica di Arpino, chiamata Civitavecchia proprio perché è la parte... E il borgo là? Dove pure ci sta Caravaggio, no? La bottega a Chiave d'Arpino stava là. Lì c'è la chiesa di San Vito, da quell'altra parte, a circa 600 metri di distanza. C'è la chiesa di San Vito e dentro c'è un quadro che è del Cavalier d'Arpino, però adesso non so se è aperta. Chi è il Cavalier d'Arpino? Giuseppe Cesare. E chi è stato il? È stato il maestro di Caravaggio. Bottega, chi c'era? Caravaggio. Caravaggio. Quindi su quel borgo è ancora abitato e che si può dire? E niente, c'è la chiesa che è ancora una chiesa parrocchiale e quindi a questo è chiusa adesso. Sì, però adesso conviene che i ragazzi fanno un giro e ci ritroviamo qua. Se magari sì, lo diciamo anche nel dillo così che devo dire? Ragazzi, se volete fare un giro al borgo, 5 minuti e si ritorna giù qui dove sta la porta. 5 minuti perché purtroppo per problemi altrimenti ne possiamo anche andare.